Ciao a tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video amigurumi. Oggi una video richiesta, quindi andremo a realizzare assieme questo piccolo Hulk. Lo schema è veramente molto molto semplice, quindi se vi fa piacere seguitelo. Partiamo dalla testa, filato verde, cappietto sull'uncinetto e andiamo a fare 2 catenelle. A questo punto saltiamo la prima, andiamo alla seconda e all'interno di questa catenella andremo a lavorare 6 maglie basse, quindi questo sarà il nostro cerchio magico. Adesso andiamo a lavorare un aumento su ogni maglia bassa sottostante e al termine ci ritroveremo con 12 maglie basse. Continuiamo lavorando una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 18 maglie basse. Per il prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 24 maglie basse. Adesso facciamo 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 30 maglie basse. Ultimo giro con degli aumenti, quindi facciamo 4 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 36 maglie basse. A questo punto vado ad inserire all'interno dell'ultima maglia realizzata un marcatore che per me non è altro che un filato di un qualsiasi altro colore che mi segni la fine dei giri. E adesso vado a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 5 giri. Terminati questi 5 giri possiamo andare a fare le diminuzioni, quindi iniziamo con i giri di diminuzione. Inizieremo con una diminuzione e 4 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 30 maglie basse. Adesso faremo una diminuzione e 3 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 24 maglie basse. E ancora una diminuzione e 2 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 18 maglie basse. Iniziate ad imbottire il pezzo e poi continuiamo con una diminuzione ed una maglia bassa per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 12 maglie basse. A questo punto finite di imbottire il pezzo e chiudete realizzando 6 diminuzioni. Ed ecco qui la testa completata, ho tagliato il filo corto che poi andremo a disperdere all'interno del lavoro stesso con l'ago e adesso lavoriamo quelli che poi saranno i capelli, che io la lavoro come se fosse una cuffia. E infatti eccoli qua i nostri capelli barra cuffia, già fatti perché la lavorazione è identica a quella della testa, quindi sono andata a fare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico, poi un aumento su ogni maglia bassa sottostante mi ritrovo con 12 maglie basse. Poi una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 18 maglie basse. Ancora 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 24 maglie basse. Dopodiché 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 30 maglie basse. E ancora 4 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 36 maglie basse. A quel punto marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e andremo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 6 giri. Quindi un giro in più rispetto alla testa. Faccio una maglia bassissima all'interno della maglia seguente e tiro lungo il filo e lo taglio che servirà poi per andarla a cucire alla testa. E mettiamolo da parte. Bene, adesso lavoriamo il corpo. Con il filato viola sono andata a fare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico, poi un aumento su ogni maglia bassa sottostante e ci ritroveremo con 12 maglie basse, poi ancora una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 18 maglie basse, dopodiché 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 24 maglie basse e come ultimo giro sono andata a fare 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 30 maglie basse. A questo punto marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e adesso andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 4 giri. Terminati questi 4 giri possiamo andare a fare una diminuzione e 3 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 24 maglie basse. Prima però di realizzare l'ultima maglia di questo giro vado a cambiare colore con il verde, lo faccio in questo modo, inserisco l'uncinetto all'interno dell'ultima maglia che dobbiamo lavorare e aggancio con l'uncinetto il filato verde in questo modo e lo faccio passare attraverso la maglia. A questo punto prendo il filato lungo verde, lo avvolgo nuovamente sull'uncinetto appunto per fare la maglia bassa e faccio la maglia bassa normalmente, tiro il filato corto verde e il filato lungo viola per fissare il punto, quindi per stringere il punto, e adesso posso andare a lavorare normalmente. Infatti, il prossimo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante per 2 giri. Ci
cerchiamo di nascondere all'interno delle maglie che andiamo lavorando i filati in eccesso. Quindi man mano che vado facendo le maglie basse, i filati li lascio all'interno del lavoro. In questo modo li nascondo. Quando quello verde sarà troppo corto, li andrò a tagliare entrambi. Adesso facciamo una diminuzione e due maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 18 maglie basse. A quel punto, per il prossimo giro ancora, dovremo andare a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per un giro. Quindi vi ho anticipato questo giro e anche quello dopo. Dopo questi due giri sono andata ad imbottire il pezzo. Adesso dobbiamo fare gli ultimi due giri. Il primo sarà che dobbiamo andare a fare una diminuzione di una maglia bassa per tutto il giro e ci ritroveremo con 12 maglie basse. E l'ultimo giro sarà di lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per un solo giro. Terminati anche questi ultimi due giri, sono andata a fare una maglia bassissima all'interno della maglia seguente, tirato lungo il filo e tagliato come al solito. Quindi lo lasceremo aperto, finiremo di imbottirlo e questo è il corpo. Facciamo ora le braccia, quindi sempre il filato verde e andiamo a fare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico. A questo punto faremo una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 9 maglie basse. Adesso andiamo ad inserire il nostro marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 5 giri. Terminati questi 5 giri potete andare a fare come al solito la maglia bassissima, tirare il filo, tagliarlo e imbottire il pezzo. E di questo realizzatene 2 e mettiamoli da parte. Adesso realizziamo i piedi e le gambe. Quindi 6 maglie basse all'interno del cerchio magico e subito dopo un aumento su ogni maglia bassa sottostante ci ritroveremo con 12 maglie basse e siamo a questo punto. Adesso andiamo a lavorare delle maglie basse per tutto il giro, però non lavorate all'interno di entrambe le costine come al solito in questo modo, ma lavorate in costa retro, quindi prendiamo la costina che sta dietro, questa qua, e facciamo una maglia bassa, normalissima. Continuiamo così per tutto il giro, quindi prendendo sempre la costina retro e facciamo tutto il giro in questo modo. Dopo aver completato questo giro, adesso dobbiamo lavorare sempre delle maglie basse, però prendendo tutta la maglia, quindi non le due costine, ma tutta la maglia sottostante, in questo modo. Vi verrà facile perché ci sarà proprio un foro dove l'uncinetto entra facilmente. Lo faccio vedere più da vicino e a rallentatore. Proprio qui. Facciamo così tutto il giro. Terminato anche quest'altro giro, marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e andiamo a lavorare delle maglie basse, normalissime adesso, per tutto il giro. Per ben due giri, quindi dobbiamo fare due giri di maglie basse così come si presentano. Prima però di realizzare l'ultima maglia del secondo giro, andiamo a cambiare colore con il viola, come vi ho fatto vedere prima. E adesso andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per altri due giri. Nascondiamo sempre, come al solito, i due filati in eccesso per poi tagliarli quando quello viola sarà troppo corto. Terminati anche questi due giri, chiudete come al solito lasciando lungo il filo e potete andare ad imbottire la gambina. Realizzatene due e a questo punto abbiamo finito con i pezzi, quindi possiamo andare all'assemblaggio. Ed eccomi qua dopo aver cucito tutti i vari componenti e aver fatto i particolari del viso. È uno schema molto molto semplice, molto similare al personaggio che ho fatto di Goku. Goku aveva molti più particolari e l'ho fatto un po' più piccolino. Lui, essendo Hulk, ho fatto delle misure un po' più grandi, in modo che si veda la differenza tra un personaggio e l'altro, il fatto che lui sia appunto più grande. Per i particolari del viso, come al solito, ho usato del feltro nero e bianco e poi del filato nero per fare le sopracciglia e la bocca. I capelli li ho voluti lasciare in questo modo, quindi ho cucito semplicemente la parte tipo cuffia che abbiamo fatto dei capelli, perché comunque Hulk ha i capelli corti e poi penso che questa sia la maniera più semplice di realizzare dei capelli, e tutto il resto è abbastanza lineare e semplice. Cercherò di ricreare molti personaggi su questo schema, quindi realizzare tanti piccoli personaggi conosciuti di cartoni animati o di giochi o di film, tutti realizzati su questo modello, quindi su questo schema, però ovviamente con tutti i loro particolari. Penso che possa essere carina una volta poi esposto tutti questi personaggi seduti, fatti in versione un po' kawaii, chibi. Appunto penso che possano essere molto carini da vedere e a proporvi.
Spero che l'idea vi piaccia e spero, come sempre, che vi sia piaciuto questo tutorial. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!